Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde, come vedete oggi torno con un nuovo video e oggi vi porto la spiegazione di un effetto secondo me davvero molto bello, anche molto semplice, quindi un livello adatto a tutti e soprattutto un altro di quegli effetti che si basa su principi matematici, quindi davvero molto interessante e si può fare con qualsiasi mazzo di carte. Prima di iniziare vi rubo proprio 30 secondi per dirvi due cose importantissime. Una, come vi dicevo nello scorso video, è che il 14 gennaio, quindi tra pochi giorni, sarò presente al negozio di magia Strix Magic Shop, un negozio a Busto Arsizio, per intenderci abbastanza vicino a Milano, dove appunto sarò presente e farò un raduno. Sarà un'ottima occasione per incontrarci, conoscersi, scambiarsi idee, fare soprattutto magia. Ovviamente il raduno è gratuito e in più ci sarà anche un concorso durante questo raduno dove avrete la possibilità di vincere parecchi premi. E io per esattezza sarò lì dalle 14 alle 18. Spero veniate in tanti, se sarete presenti scrivetemelo nei commenti. E un'altra cosa che voglio dirvi molto in velocità è semplicemente ricordarvi che è iniziata la prevendita del mio mazzo di carte, le Aureas, il mio primo mazzo di carte. Se siete interessati, non eravate al corrente, vi lascio il link in descrizione per poter acquistare il mazzo e vi ringrazio già in anticipo se lo acquisterete perché appunto in questo modo sosterrete un altro dei miei progetti. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo e andiamo subito alla performance dell'effetto. Bene ragazzi, eccoci alla performance dell'effetto che ho deciso di proporvi in questo video. Come sempre utilizzeremo un mazzo di carte regolare, standard, quadri cuori, fiori picche. Beh, questo mazzo può essere mischiato quante volte si vuole dallo spettatore. Io non ho uno spettatore in questo video, quindi mischierò io, però davvero lo farò in modo casuale, posso anche alzare quante volte voglio e il mazzo è realmente mescolato. Beh, quello che dovete sapere è che questo effetto può essere fatto a ben due spettatori. Infatti verrà chiesto a ognuno dei due di alzare una porzione di mazzo e quello diventerà il mazzetto dello spettatore. Quindi, ad esempio, il primo alzerà un po' di carte e il secondo un altro po' di carte. Così avranno entrambi un numero casuale di carte. Beh, rimarrà un terzo mazzo, questo è il mazzo del prestigiatore, quindi in questo caso il mio mazzo, che sarà composto ovviamente da carte casuali. Quello che farò sarà andare a prendere all'interno di questo mazzo una predizione che lascerò qui per tutta la durata dell'effetto. Quindi ora vado a prenderla, non vi faccio vedere. La mia predizione è questa, eccola qua, la lascio qui. E ora troverò un modo un po' strano, matematico, magico, per andare a scegliere in questo effetto un numero completamente casuale. Beh, abbiamo detto che i due spettatori hanno alzato in punti qualsiasi e quindi hanno creato un mazzo composto da carte completamente a caso. Quello che farà ognuno dei due spettatori è contare le carte del proprio mazzetto e sommare il numero che viene, quindi se ad esempio questo mazzo ha 12 carte farà 1 più 2 e quindi 3. E fatto questo si sommeranno anche i numeri dei due mazzi, in questo modo si creerà un numero completamente casuale. Ad esempio il primo spettatore ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carte. Quindi 2 più 1, 3. Quindi il numero del primo spettatore è 3. Mentre il secondo spettatore ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quindi 1 più 9, 10, quindi 1 più 0, 1. Quindi i numeri sono 1 e 3. 1 più 3, 4. Quindi il numero deciso completamente a caso è 4. Beh, la mia predizione fin dall'inizio era proprio un 4. Ovviamente, mazzo di carte tutte diverse, potevano davvero alzare dove desideravano. Bene, ma vediamo subito la spiegazione di questo effetto, che è davvero molto semplice e soprattutto matematico. Quello che dovrete fare è procurarvi un mazzo di 52 carte e potete davvero far mischiare questo mazzo allo spettatore quante volte vuole. A questo punto chiederete ai due spettatori di alzare una porzione di mazzo, che può essere davvero una porzione di mazzo casuale, quindi mettiamo che lui alzi così e lui così. In questo modo hanno due mazzi di numeri completamente a caso. Bene, a questo punto voi dovete andare a fare la predizione. Come funziona questa predizione? Beh, quello che dovrete fare quando andate a prendere il vostro mazzo che sarà composto da carte casuali è prima di tutto contare le carte di questo mazzo. Per farlo in maniera veloce io vi consiglio di farlo a gruppi di 3, quindi in mente fate 3, 6, 9, 12 e capite al volo che il numero di carte che avete in mano è 12. Questo ovviamente lo spettatore non deve saperlo, cioè non deve vedere che voi state contando. A questo punto scegliere la predizione è davvero molto semplice. Vi spiego. Se il numero di carte che avete in mano è un numero più alto di 7, quello che dovrete fare è fare 16 meno il numero di carte che avete in mano, quindi 16 meno 12, che fa 4. Quindi la predizione sarà un 4.
Se il numero di carte che avete in mano invece è più basso del 7, quindi mettiamo che lo spettatore tagli molto e quindi avete 5 carte in mano, quello che dovete fare è 7 meno il numero di carte, quindi 7 meno 5, 2. In quel caso la predizione sarà 2. Quindi i numeri fondamentali in questo gioco, come abbiamo capito, sono il 16 e il 7. In base al numero che avete in mano dovete sottrarre da quei due numeri il numero di carte che avete. Quindi in questo caso, come abbiamo visto, sono 12 le carte, quindi 16 meno 12 fa 4. Vado a prendere subito il 4 come predizione e la lascio qui. Lo spettatore ovviamente non vede niente. A questo punto il gioco è riuscito. Infatti, se il primo spettatore conterà le carte saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, quindi 2 più 2, 4. E anche l'altro conterà le carte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1 più 8, 9, quindi abbiamo 9 più 4, i due numeri degli spettatori, che fa esattamente 13. E 13, 3 più 1 fa 4, ovvero la predizione che avete fatto. Ovviamente la predizione non sarà sempre 4, infatti dovrete basarvi sul numero di carte che avete in mano. Se ad esempio avrete 11 carte in mano, 16 meno 11 fa 5, quindi prenderete un 5, e così via. Vediamo però un attimo i casi particolari. La prima cosa che vi è venuta in mente è: ma se io ho 12 carte e quindi devo andare a prendere un 4, ma nel mazzo che ho in mano non c'è un 4, come faccio? Beh, semplicemente andrete a scrivere una predizione su un foglio di carta. Tanto lo spettatore non ha mai visto l'effetto prima, non sa che voi dovreste fare la predizione dal mazzo. Semplicemente gli sembrerà quindi una normalissima predizione scritta su un foglio di carta. Un altro dei casi particolari è quello in cui nel mazzo avrete esattamente 7 carte o esattamente 16 carte, quindi il numero di carte che avete in mano corrisponde a uno dei due numeri chiave. Beh, in quel caso, sia che siano 7 sia che siano 16, il numero predizione è il 9. Ovvero la differenza tra quei due numeri, infatti 16 meno 7 fa esattamente 9. Esiste anche un altro caso particolare, che in realtà è davvero molto improbabile, però si sa mai, meglio sapere tutti i casi possibili. Ovvero il caso in cui voi in mano abbiate più di 16 carte. Vi dico che è improbabile perché quando gli spettatori alzeranno due volte il mazzo è difficile che vi lascino così tante carte. Ma se succedesse, il calcolo da fare è leggermente diverso, cioè se ad esempio avete 17 carte, quindi un numero più alto di 16, del secondo numero chiave, quello che dovete fare è semplicemente andare a sommare quei due numeri, quindi 17, 1 più 7, quindi fa 8, e poi quello che dovrete fare è lo stesso procedimento di prima, quindi in questo caso abbiamo detto 7 più 1, 8, che sottratto a 16 fa 8, quindi la predizione sarà appunto 8. Facciamo un esempio, ad esempio ora qua io ho 19 carte, qui facciamo due mazzi a caso, 19 carte, 1 più 9 che fa 10, quindi 1 più 0, 1. In questo caso è un numero basso, quindi può essere sottratto al 7, quindi 7 meno 1, 6. La predizione che dovrete fare è il 6. Vediamo se abbiamo un 6, eccolo qua. Infatti andando a contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, quindi 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, quindi 7, 7 più 8, 15, 1 più 5, esattamente 6. Comunque questo è un caso davvero improbabile, però meglio sapere tutti i casi per essere pronti a qualsiasi evenienza. Detto questo ragazzi, spero che la spiegazione sia stata abbastanza chiara. Se avete dei dubbi ovviamente andate a rivedere i passaggi nel video. Come sempre, se vi è piaciuto il video e volete altre spiegazioni di effetti di questo genere, mi raccomando lasciate un bel mi piace e perché no magari commentate anche il video. Io vi ricordo le due info che vi ho detto all'inizio, ovvero che il 14 gennaio ci sarà un mio raduno a Busto Arsizio al negozio Strix Magic Shop. Io sarò lì nel pomeriggio, quindi dalle 2 alle 6, e in più vi ricordo anche che è iniziata la prevendita per il mio mazzo di carte, le Aureas. Se volete acquistarle e sostenere così anche quest'altro mio progetto, vi lascio il link in descrizione. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!